Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Siamo ancora distanziati, infatti Miki è in collegamento. Eccolo lì. Ciao, ciao ragazzi. E oggi, come avete potuto vedere dai piccoli spoiler di Miki, parleremo di questa arrivata della Fire Stick. Come? Sono due settimane ad arrivare, però. Piano piano. Dato il periodo. Esatto, quindi vedremo come poter rendere smart un televisore che non lo è. Scusate la pessima qualità delle immagini, però non ho tutta l'attrezzatura solita che utilizziamo qui a casa. Vabbè, ci arrangiamo con quello che abbiamo. Ecco, avrei fatto volentieri a meno di utilizzare questa chiavetta, perché avevo appena comprato un televisore bellissimo che aveva già tutto smart, però purtroppo mia figlia di 2 anni e mezzo ha deciso di fare una mossa karate con un cucchiaino di plastica e di beccare un punto preciso di un pixel, e adesso non funziona più nulla. Ha spaccato tutti i pixel, insomma. Quindi questa chiavetta viene molto in aiuto. Quindi ora bando alle ciance. Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina. E mi raccomando, guardatevi con attenzione la nostra sigla. Bene ragazzi, partiamo con l'unboxing. Andiamo ad aprire la confection. Vediamo un po' il contenuto della confezione. Abbiamo una scatola, abbiamo un'altra scatola, penso istruzioni, l'alimentatore, in onore di Miki facciamo la pellicolina, vediamo se è goduriosa. Carina. Poi abbiamo il cavetto, USB, micro USB, questa è una prolunga HDMI. Praticamente penso che se vi viene scomodo attaccare questa chiavetta grandicella, da attaccare dietro, praticamente questo adattatore vi consente di allungare un po' il range dal televisore. Quindi abbiamo la chiavetta, 2 pile incluse e il telecomandino ci permetterà di controllare, no, di fare delle azioni, da quanto ho letto, vocalmente anche. Poi andremo a vedere bene tutto. Eccolo qui, tac, basta. Packaging molto carino, ben fatto, naturalmente da Amazon, ormai leader in tutto e di più. Passiamo all'installazione. Passaggio successivo: inserire le pile nel telecomando, tac e tac. Primo passaggio: inseriamo un'estremità del cavo USB all'interno della Fire Stick. Inseriamo l'altra estremità della USB nel caricatore. Utilizzerò la prolunga HDMI, quindi non facciamo nient'altro che inserirla. Inseriamo l'HDMI all'interno del televisore ed ora il caricatore nella presa di corrente. Al collegamento di quanto appena fatto apparirà questa scritta: bisognerà procedere alla pressione del tasto indicato. Eccolo qui. Ci chiede di selezionare la lingua. Tac. Fa la sua bella ricerca delle reti. Eccola trovata. Selezioniamo la nostra rete. Ci rivediamo dopo la password. Dopo aver inserito la mail, ci chiede la password che inseriamo. Dopo averla inserita, inizierà la connessione. Connessione riuscita. Ora verifica gli aggiornamenti. Speriamo non ci vogliano 12 ore. Benissimo. Sembrerebbe già aggiornato, quindi ho già un account Amazon. Andiamo a inserire l'indirizzo email. Ok, inserita la password. Registrazione effettuata con successo. Comunque ci chiede la conferma della nostra identità. Possiamo dargli continua. Ok, diamo sì. È stata creata pensando ai bambini e ai loro genitori, soprattutto per la quarantena. Allora, noi lo proveremo ad abilitare, visto che abbiamo una figlia che... Vabbè, ci ha distrutto un televisore, però magari riesce anche a entrare in cose che non dovrebbe vedere. Impostiamo un PIN, ma non inquadriamo. Impostato il PIN, diamo l'ok, andiamo avanti e si abilita il parental control. Quindi avremo gli acquisti protetti dal PIN,
l'avvio di alcune app protette dal PIN e la limitazione della visione di alcuni contenuti non idonei ad adolescenti. Diamo l'ok. Ok, qui ci dà già la possibilità di scegliere le app, penso da avere in un home page o qualcosa del genere. Comunque, scegliamo le app. Non interessa Infinity, Disney Plus, quando ripartirà DAZN. Mi sembrano poche le app, però proviamo a fare il tasto avanti, molto molto simile alla schermata di Amazon Prime Video, che infatti abbiamo subito qui, tac, e abbiamo una serie di app da poter utilizzare. Premi per gestire, vediamo. Proviamo a cliccare. Allora, vediamo. Nella parte in alto abbiamo il cerca. Facciamo una prova della ricerca vocale. Teniamo premuto il tasto, come ci dice lui, del microfono. Cattivissimo me. Eccolo! Bene, funziona. Molto bene. Puoi ricercare anche in YouTube, in internet o in Amazon Music. Troviamo la sezione I miei video, dove troviamo una serie... noi ci ha tenuto praticamente i preferiti di quello che avevamo su Amazon Prime al momento, poi vedremo. La sezione film, serie TV, poi andiamo avanti che c'è la sezione applicazioni. Allora, a noi per esempio interessa RaiPlay, perché ci guardiamo appunto Pechino Express, che adesso è finito, però adesso possiamo averlo. E da qui c'è una serie di app, ce ne sono tantissime. Qui le trovate tutte, ve le potete passare. Veramente tante, solo da studiare, forse anche dei giochini. Cose carine, app popolari della tua zona, Lombardia TV. Nella parte in alto l'ultimo menu che troviamo è il menu impostazioni, dove troviamo le notifiche che possiamo ricevere e serve il PIN. Allora, le notifiche vi fa vedere se eventualmente avete delle notifiche, presumo, da Amazon direttamente. La rete, le impostazioni di rete a cui abbiamo agganciato il nostro dispositivo. Sezione suoni e schermo, possiamo personalizzare il salva schermo, quindi penso anche mettere delle foto che magari abbiamo salvato sul cloud di Amazon. Qui si può configurare la risoluzione dello schermo, la lasciamo in automatico, non ci interessa. I suoni di navigazione li lasciamo, Dolby va bene, automatico. Ah, questo è interessante, la duplicazione schermo. Quindi direttamente dal cellulare riprodurre quello che vedete sul cellulare sul televisore. Le applicazioni, App Store, Amazon Photo. Ecco, Amazon Photo è dove devono essere caricate le foto per poterle mettere nello screensaver di prima come sfondo. Le applicazioni installate, ci sono 4,78 giga di 5,94 disponibili. Possiamo accedere all'App Store. Non tutte saranno gratuite naturalmente. Ok, in controllo apparecchiature praticamente trovate la gestione tramite Alexa dell'accensione, spegnimento, alzare, abbassare il volume con tutti i parametri molto ben fatti, poi da provare appunto se funziona. Andiamo avanti, intanto stiamo facendo una scorsa veloce. Controller e dispositivi Bluetooth, questa è l'associazione del telecomando. Controller di gioco non ne ho, di Alexa, e altri dispositivi Bluetooth al momento non ce n'è. Qui si potrebbe aggiungere eventualmente una tastiera, che sarebbe comodo appunto nella ricerca dei vari film, delle serie, eccetera eccetera. Ecco qui, un menu solo per Alexa. Vediamo un po', niente, ci dà solo delle informazioni, niente di che. Preferenze, parental control... lo andiamo a togliere, che mi sono già rotto. Privacy, monitoraggio dati, notifiche, quello che abbiamo visto in realtà. La mia Fire TV, informazioni dispositivo, spazio disponibile, connessione di rete. Ok, tutte cose già viste. Standby, ho attivato lo standby. Ok, non schiacciatelo, non è un'impostazione. Ah, escono dei consigli ogni tanto. Premi il pulsante menu sul telecomando per visualizzare opzioni aggiuntive per gli elementi selezionati. Ok. Ok, eravamo arrivati qui, non riavviamo, non schiacciamo standby, non facciamo niente.
Questo è per riportare le impostazioni di fabbrica, la nostra Fire Stick, accessibilità, sottotitoli per non udenti, voice view, bello anche per non udenti e non vedenti, lenti di ingrandimento, il test ad alto scontrasto anche per gli ipovedenti, aiuto, ci saranno varie FAQ e tutte le impostazioni dell'account. E come avete potuto vedere, in 5 minuti praticamente abbiamo reso smart un televisore che prima lo era, ma molto 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 lento, perché era uno di quelli di prima generazione praticamente. Adesso, cosa ancora più bella, stavo vedendo, smanettando un po', è che praticamente da questo telecomandino, con questo tastino, sempre quello del controllo vocale, possiamo dare tutti i comandi che davamo prima alla nostra amica. Ora vi farò vedere un'applicazione pratica di quello che sto dicendo. Siamo nella nostra bella schermata, io vado a schiacciare, tenere premuto, accendi sala. Vedete, è come dare il comando al nostro dispositivo solito praticamente, ma senza dire il suo nome. Non è male questa cosa. Spegni sala. Ok. E così tutto. Accendi striscia. Ok. Tutto in diretta, così non imbroghiamo. Quindi ragazzi, ottima impressione, ottimo prodotto Amazon ormai. Non c'è niente da dire, e per questo video è tutto, passiamo ai saluti. Abbiamo visto come poter far diventare smart un televisore, Marco ci ha fatto vedere nel dettaglio anche i vari passaggi e il montaggio, quindi seguite attentamente tutte le istruzioni che sono riportate qui nel video. Vi chiediamo di seguire attentamente i video, perché ci è capitato di ricevere dei messaggi di persone che facevano domande ma le risposte erano già nel video, quindi vi chiediamo la cortesia, anche se il video è lungo, di aver pazienza e di guardare fino in fondo i video e di fare passo passo tutti i passaggi che vi proponiamo. Anche perché, soprattutto per quanto riguarda il blogging, ci rendiamo conto che i passaggi sono tanti e parecchie volte non portano subito ad un risultato. Però bisogna avere, come abbiamo detto l'altra volta, molta pazienza. Ma bando alle ciance, vi ricordiamo di dare un'occhiata qui sotto nei link per poter vedere i prodotti che noi abbiamo presentato o che comunque riteniamo prodotti validi in futuro acquisteremo, e per poterli quindi acquistare. Abbiamo messo sotto dei link dove vi riportano direttamente ad Amazon e potete tranquillamente effettuare gli acquisti. Detto questo, io direi che il video si può concludere qui, Marco. Esatto. Al prossimo video. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao! Ciao.